Ho spagato 3 milioni di 3 minuti sono. Ok, allora rapidamente. Allora vorrei fare una piccola riflessione su quelle che sono, quello che è il modo di agire di questa amministrazione e quelle che sono le priorità di questa amministrazione. Il 29 gennaio 2013, cioè il martedì dopo l'ultimo consiglio comunale, è successo che si è aperta una voragine, si è aperta una voragine su un tratto del lungolago che va da piazza Matteotti a piazza Cavour. Quel pezzo, quel crollo, mi domando se fosse prevedibile. La risposta è decisamente sì, algebricamente sì. Era prevedibile per la stessa ragione per la quale Laura, all'inizio del 2011, l'azienda Sakaim, che sta curando i lavori e ha vinto l'appalto per fare i lavori delle paratie, l'aveva segnalato a questa amministrazione, all'epoca il nostro sindaco si sedeva lì. L'ha segnalato alla nostra amministrazione, dopodiché la nostra amministrazione, per verificare la bontà dell'intervento, cosa ha fatto? Ha fatto un sopralluogo e stabilisce che andava quella zona messa andava protetta, impedendo che potessero transitare dei veicoli che superassero le 20 tonnellate. Solo per fare un esempio rapido, alcuni dei pullman che transitano di lì hanno una massa a vuoto, cioè senza le persone, che raggiunge le 30 tonnellate. Tutti gli altri hanno una massa a vuoto di 18 tonnellate. Perciò è da almeno 8 mesi, perché non parlo del periodo precedente perché sarebbe troppo facile, poi non compete questo mandato elettorale. Almeno da 8 mesi, chi è che ha la delega alla Polizia Municipale? Io. Ecco, chi ha la delega alla Polizia Municipale si è concentrato su non fare un controllo, una verifica, non avvisare ASP, che è un'azienda con la quale possiamo dialogare, e cercare di mettere una pezza a questo scempio e continuare ad andare avanti. Prima, e quindi la responsabilità del cedimento è chiaro, e lei fa il geologo, non fa il pasticcere. Se continuano a passare dei mezzi, almeno negli ultimi 8 mesi, che hanno una portata ben superiore, del 50%, in alcuni casi del 100% superiore, è ovvio che salta. Non parlo dei 12 mesi prima, negli ultimi 8 sicuramente non ha fatto bene. E chi ha la delega alla Polizia Municipale avrebbe potuto esortare dei controlli in una maniera più approfondita. Quindi un responsabile c'è, ma non politico, esecutivo. Chi non ha fatto fare i controlli lì era concentrato su altro, parlando di viabilità. Ma su che cosa è stata concentrata questa amministrazione in viabilità? La via per Cernobbio? Ricordate, questa è stata una cosa importante, non le paratie, non nel lungolago, la via per Cernobbio. Poi cosa c'è stata? Il palo di via Briantea, un'altra cosa, proprio zona caldissima. Poi abbiamo avuto ancora la via Milano dalle 7 alle 9, questa per la viabilità era importante. La città andava a pezzi, dei camion passavano, morale della favola, le priorità le abbiamo viste. Il problema vero è che delle ordinanze, concludo Presidente, nell'ordinanza di oggi si dice un'altra follia. 3,5 tonnellate, da lì un Ducato Maxi 40 non può più passare e da domani facciamolo rispettare, Sindaco. Un Ducato Maxi 40 a vuoto di lì non può passare. Voglio vedere se controllerà questa cosa, grazie. Grazie.